Da una conversazione intercettata tra Mario Trovato e la sua convivente emerge che l'investimento iniziale quantificabile quanto i lavori edilizi è pari a oltre 54.000 euro. Tenete a mente, per cortesia, questa cifra, 54.000 euro. È la viva voce di Mario Trovato a dirlo. Il 16 maggio 2011 è un giorno chiave della questione Lido e anche qui è un giorno chiave per questa serata. È il giorno di quella che l'assessore al commercio del comune di Valmadrera, Emilio Zangari, definirà al telefono con Marco Rusconi una menata con il coso di Parè. È arrivato il casellario giudiziale di uno, ti ho avvertito che c'era qualcosa, dice Zangari a Rusconi. Quel uno è Saverio Lilliu, che ha annotato in casellario giudiziale precedenti per vari reati, bagatellari ovviamente, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, il che pregiudica l'aggiudicazione della concessione. Ma quel giorno, quindi come dire, cade quella che poi mi sfottano, perché cade la prima tegola sulla squadra della Lido di Parè. Ma quel giorno non interviene solo il problema legato al passato di Lilliu. Quel giorno, almeno stando a quanto riportato nell'ordinanza di custodia cautelare di metastasi, entra in scena anche il nostro sindaco, Virginio Brivio. Apro una parentesi, occhio a questa roba qua, perché a quanto ha dichiarato pubblicamente il sindaco, che come avete visto nel video del 14 aprile, 12 giorni dagli arresti, e la botta ormai era raffreddata, non siamo a 5 minuti, dove diceva che il fatto era solo circoscritto a Valmadrera, è stato raccontato pubblicamente che legittimamente lui viene coinvolto per il problema revoca. Il problema revoca interviene a luglio, qui siamo al 16 maggio, ma ci sta tutto. Lo fa con un sms indirizzato a Ernesto Palermo, dove scrive: ma hai vinto appalto Lido Valmadrera? È il testo inviato dal primo cittadino del capoluogo, cui il tramite Palermo risponde: Marco è stato clemente, Antonio, che in qualche modo Marco, ritengo che non ci siano grandi dubbi a individuarlo in Rusconi, Antonio, vi lascio questo dubbio, mi è stato contro da sempre e oggi ha avuto il coraggio di dirmi che lui mi ha aiutato. Comunque non è mio, poi ti spiego. Non è mio, riteniamo, sia riferibile alla società che ha vinto, che si è vista riconoscere provvisoriamente l'aggiudicazione. Quindi in qualche modo Palermo dà conto di non centrare nella compagine societaria, ma la comunicazione finisce qui. Però Marco è stato clemente, Antonio mi ha aiutato, comunque non è mio. In un solo SMS Ernesto Palermo concentra informazioni preziose, che però non è dato a sapere se siano state approfondite da Virginio Brivio. Brivio che, calendario alla mano, è dunque entrato nella vicenda di Parè ben prima della questione revoca di 2 mesi dopo, che analizzeremo più avanti. Ma torniamo a Valmadrera. È il 18 maggio e Marco Rusconi fissa un appuntamento con Ernesto Palermo, preferisce incontrarlo da solo. Il GIP, nell'ordinanza, dà conto a carico di Rusconi di un palese trattamento preferenziale nei confronti di Palermo, come del resto confermato anche nei successivi atti, comunicando una causa di esclusione dall'aggiudicazione e consentendo a Palermo di mettere riparo alla situazione creatasi. Pochi minuti dopo l'incontro, che ricordiamo avviene tra un pubblico ufficiale e un soggetto che non ha alcuna titolarità se non per vie informali di rappresentanza della Lido di Parè SRL, Ernesto Palermo chiama Saverio Lilliu e gli dice: è sorto grosso problema. Marco Rusconi però ha già una soluzione e l'anticipa il giorno stesso a Claudio Locatelli, allora segretario al comune di Pescate. Punto. Ho sentito oggi per quel discorso giù di Parè che abbiamo in ballo qui, c'è la disponibilità a far uscire la persona, insomma. Bisogna capire se la cosa è sufficiente oppure no. Te l'ho detto per pensarci un po' su, domani poi ne parliamo a voce. Far uscire la persona vuol dire che Lilliu, che ormai è bruciato, debba cedere le quote a qualcuno, come illustra Palermo ad Antonello Redaelli. I tempi sono stretti e Palermo ha premura. Fissami un appuntamento dal notaio, subito, entro venerdì, chiede poco prima delle 20, sempre di quel 18 maggio, al commercialista bergamasco Fusco, con cui aveva fatto la società, per perfezionare la cessione di quote. 10 minuti più tardi invia un sms a Rusconi: tutto ok, domani è già a posto. A posto. C'è il messaggio? No, non l'avevo messo, peccato. E lo chiama. Ciao Marco, tutto a posto, eh? Ho letto.
E Rusconi risponde: ho letto il messaggio, ho letto il messaggio. Bene, punto esclamativo, bene, punto esclamativo. La soluzione del problema, o new entry, come la definisce Palermo al telefono con Rusconi, è reperibile nella visura camerale della Lido di Paré SRL. E ce l'abbiamo qui. La soluzione si chiama Cirina Paola Desideria, convivente di Lilliu, è nominata amministratore unico, casualmente, il 19 maggio del 2011. Secondo il giudice per le indagini preliminari, coloro che sarebbero stati a conoscenza del cambio in corsa nelle cariche della Lido di Paré non sarebbero stati soltanto gli interessati, quindi la squadra, quindi loro tramite, e il sindaco Marco Rusconi. Tra questi, infatti, ci sarebbe stato, e questo so che è un punto molto delicato, personalmente ci assumiamo assolutamente la responsabilità di citare l'ordinanza di custodia cautelare. L'ordinanza di custodia cautelare recita che tra coloro che sarebbero stati a conoscenza del retroscena ci sarebbe stato anche il progettista Alberto Invernizzi, consapevole, secondo il GIP, dei retroscena relativi alla gara. Poco importa, passiamo oltre. La squadra ha fretta, sta per iniziare la stagione e i lavori, nonostante non sia definitiva la concessione, partono. Il sindaco non è preoccupato e si comprende il perché. A differenza invece dell'assessore al commercio, Emilio Zangari, quello della menata, quello del te l'avevo detto. È una roba enorme, ti dico, dice l'assessore al sindaco a proposito della struttura. E prosegue così. Dobbiamo vedere un attimo, perché questi qui sono fuori di testa. Qua di cemento ne hanno messo una marea. Questi qui domani mattina sono qui a gettare. Oh, manderei giù i vigili, cazzo. Direi di fermarsi un attimo. Se c'è Emilio Zangari... Come per il discorsetto, Marco Rusconi promette a Zangari un pronto intervento. Vi ricordate il discorsetto, no? Dopo l'apertura delle buste, avvisa Palermo, ma nasconde a Zangari di aver già informato Palermo e dice: guarda che gli faccio un bel discorsetto. Poi lo chiama, dal nostro punto di vista leggermente a orecchie basse, il discorsetto diventa più una, come dire, un confronto molto pacato. Anche in questo caso però Rusconi sembra fermo. E gli promette un pronto intervento all'assessore Zangari, che, come ha detto bene Frauche, vede che questi cominciano a lavorare prima del tempo, e quindi lo annuncia al sindaco, anche perché questi vogliono gettare oltre il progetto previsto. E c'è una chiamata. In realtà la chiamata effettuata da Ernesto Palermo ha un tono diverso da quello promesso al collega di giunta, ed è così. Fagli avere un messaggio, dice Rusconi a Palermo alle 11 di sera del 23 maggio 2011. Magari se riescono a gettare non in prima mattinata, ma verso le 10. Così io faccio la verifica di quella planimetria che mi hai detto e andiamo via tutti tranquilli. A Zangari, Marco Rusconi dirà di aver scritto un SMS a Palermo dal tenore più aspro, letteralmente. Me ne sbatto le palle, io non c'ho voglia di avere sti guai. Un SMS che, alla nostra osservazione, non è mai pervenuto. Ernesto Palermo pare comunque d'accordo con Rusconi, ma pochi minuti dopo... perché Palermo, diciamo così, non è esattamente uno che è la persona dalla parola d'acciaio, ordina a Saverio Lilliu di iniziare comunque la mattina successiva i lavori, lo chiama e dice: gettiamo Saverio, gettiamo, poi al limite una mano o due si caccia. Poi al limite c'è il sindaco di Valmadrera che, come accadrà nella seconda telefonata di quella sera, avvisa preventivamente il gruppo, il Palermo, Redaelli, Lilliu, Mario Trovato, dell'accesso della polizia locale per la verifica delle opere. Opere che, per stessa missione di Palermo, erano profondamente diverse da quelle previste. In ogni caso, il ritornello è: dobbiamo essere a posto. Ed è lo stesso Rusconi a spiegarlo all'assessore Zangari. No, meglio, anche perché conoscendo i personaggi. Ma... facciamo un salto in avanti nell'estate 2011, a metà del mese di giugno, quindi saltiamo da maggio a giugno. Il 17 giugno infatti è caduta un'altra tegola sulla squadra di Paré e dunque anche sul sindaco di Valmadrera Marco Rusconi. In comune, il 17 giugno, c'è appena stata un'acquisizione di atti relativi alla gara da parte dei carabinieri. Rusconi, come al solito, avverte Palermo, il quale a sua volta informa tutto l'equipaggio. Ma chi si è accorto in tempo della presenza di Mario Trovato sul cantiere del nuovo Lido di Paré e dunque degli interessi del clan è
o così ci ha detto a noi, video intervistato, e la nostra intervista a Vincenzo Musolino, che è anche presente in sala, la potete trovare sul nostro sito, o così dice di essere stato, è appunto Vincenzo Musolino, che lavora assieme ai suoi figli con la società Edil Nord per la Lido di Parè nella fase embrionale dei lavori. Dopodiché, una volta visto Mario trovato sul cantiere, abbandona la nave e decide di non avere nulla a che fare. Questo è un passaggio molto importante, perché ha una lettura che cerca di essere quanto più documentata come la nostra. Io personalmente, perché l'ho letta tutta la sentenza d'appello di Oversize, poi confermata in Cassazione nel 2012, e secondo Oversize, primi anni 2000, seconda fascia dei trovato, Wall Street primi anni 90, Oversize primi anni 2000, Giacomo, Emiliano, la nuova generazione, emergeva che Vincenzo Musolino, nonostante in Wall Street avesse ricoperto un ruolo, fosse inviso alla famiglia Trovato, la quale gli aveva giurato vendetta perché aveva collaborato, aveva deciso di cantare, uso un termine brutale. Non ci si spiega a quel punto, e questo gli abbiamo detto in faccia, quindi come dire, non c'è nessun problema da questo punto di vista, non ci si spiega perché uno come Mario Trovato, che dovrebbe averti come fumo negli occhi, poi ti assegna un lavoro. Prendiamo per buono, perché non abbiamo elementi sufficienti per pensare un'altra cosa, perché poi in realtà è proprio così, Vincenzo Musolino e i suoi figli decidono di lasciare la Lido di Parè. Ma quel che ci interessa di questa vicenda non è tanto il perché Vincenzo Musolino sì, Vincenzo Musolino no, e come sapete poi c'è stato l'atto drammatico dei giorni scorsi davanti al tribunale. Il punto interessante è che va bene che, anche questo l'abbiamo detto in faccia, Vincenzo Musolino ha un pelo grande così, ma se lui a metà giugno si accorge che c'è Mario sul cantiere e decide di cambiare aria, è solo lui? È solo lui?